Reggio Calabria picchia la compagna in presenza del figlio minore, 38enne in manette. Maltempo, il vento stacca il tetto di una casa ad Asano, il Vibonese, evacuati i residenti, danni alla rete metanifera. San Giovanni in Fiore, lotto alla processionaria, il comune è tra i più attivi in Calabria. Mormanno in festa, il borgo del Pollino ospita musica e spettacoli per il cartellone di eventi estivi.